一滴枫红啊！我不知道你们也会讲中文呢。你们现在这样过来吗？那我给你们的飞船留个车位喽。Amaro, adossa, dove vuoi registrare? Scusate. Ricordate di me? Ma lo sono io. Questa è la mia lezione di cinese. Cinese per tutti. Da jia jiang zhong wen. Se fate sempre shopping nel coso cinese, come potete non parlare cinese, la nostra lingua? Quindi adesso iniziamo il nostro corso per imparare un po' di cinese. La prima cosa da sapere sul cinese è molto difficile, eh? Molto molto difficile. Anche se non potete parlare bene, mica colpa mia. Comunque, come di solito, vi insegno due cosine oggi. La prima parola di oggi: zoppa. 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 Significa avanti, facciamo, dai. Seconda parola di oggi: hou mien. Hou mien. Ripetiamo. Hou mien, in italiano significa dietro. Se avete bevuto, non guidare, non fare pure un tatuaggio, altrimenti il giorno dopo si alza. Wow! Un tatuaggio così orribile, come potete fare? Quindi venite al nostro bello corso di cinese, così vi insegno un po' di ideogrammi per comandare la vostra fantasia, no? E poi con questa fantasia potete insegnare tutti questi bei ideogrammi, inventare un po' di tatuaggi originali, fighi. Wow! Sul mio borso ho scritto Da'an Chi. In italiano la risposta è Chi. Oh, ma solo questa volta non ho studiato. Bisogna essere intonati per parlare cinese, perché la nostra lingua, ogni parola ci sono quattro toni differenti. Per ogni tono c'è un senso completamente diverso, eh? Forse è un po' difficile capire. Ok, adesso vediamo il primo tono. Sh, lussuoso. Secondo tono. Sh, la lingua. Terzo tono. Sh, abbandonare, poverino. Quarto tono. Sh, sparare. Abbastanza semplice, no? Adesso vediamo, facciamo una frase utilizzando questi quattro toni diversi. Sho 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 er sho. Bu sho 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 er sho. In italiano significa non abbandonare la lussuosa lingua che spara. Altrimenti si rivolterà contro di me e sparando cazzate. Di me, di te, di chiunque, no? Pericoloso. Adesso vi insegno i numeri cinesi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Invece con l'altra mano posso guardare quanto sono carina. Guardate bene questa foto. Ditemi quanti amici hanno deciso di vestirsi da spermatozoi radioattivi al mio ultimo party. Avete contato bene? Al mio party c'erano 548 spermatozoi radioattivi. 548 spermatozoi radioattivi. Cioè in italiano 548 spermatozoi radioattivi. Tutti quanti stanno dietro un ragazzo che è vestita da ovulo atomico.
capisco. Perché il riso cantonese in Italia? Sempre pieno di olio. Questi cuochi sono troppo scarsi. Adesso vediamo un menù. Capiamo in Cina che cosa davvero si mangia. Sivan bianfu, in italiano, pipistrelli stecchiti. Xiao erduo si hongshi, in italiano, orecchiette al pomodoro. Kang kang wu xiang zha ji zhar, in italiano, galline al kang kang. Altro che non ve così. L'unica cosa che c'è davvero nel ristorante cinese in Cina è i biscottini della fortuna. Anche se i messaggini hanno sempre due lati. Ok, adesso vediamo che cosa mi dici oggi. Reciterò un film insieme con Steven Spielberg. Ah, che bello! Invece altro lato che cosa mi scrivi? Ah, ci sei Cinzhong Yenyuan là! Ah, ma solo una delle 2000 controfigure! Aia, senza faccia pure! Ciao.